si respira la storia, l'identità di un popolo e di una comunità, quella torrese. Tra i vicoli caratteristici, le radici e la memoria. Viaggio di TV City nei quartieri storici di Torre del Greco, da via Beato Vincenzo Romano a via Gradoni e Cancelli, da via che conduce a Santa Croce a via Comizi. Dalle segnalazioni dei cittadini non manca il degrado e servono maggiori controlli. C'è poco da dire, strade accidentate, come vedete a terra, con le macchine, e con la sporcizia, come tutto. C'è. Lei abita in zona? Sì. I residenti di questo quartiere non hanno mai fatto presente niente all'amministrazione? Prima stava il comitato di quartiere, adesso il comitato di quartiere non esiste più, che si interessava a queste cose e stiamo approfondendo. Scendendo per queste scale dove si arriva? Via Cammino e Santa Croce. E il degrado è lo stesso? Sì, c'è un deposito di spazzatura che buttano di tutto. Vuole fare un appello come cittadino al sindaco? Se si può migliorare, sì. Spero che si migliori. Questa è dimenticata proprio da tutti quanti. Le istituzioni proprio non ci sono qua, guarda un po' che strada. Rifiuti, erbaccia che cresce, fogne che escono da fuori, qua non si capisce niente. Proprio stamattina è stata bonificata un'area nella zona che solitamente è una discarica a cielo aperto. Non basta pulire, denunciano i torresi alle nostre telecamere. Servono maggiori controlli e attività di sensibilizzazione. Lei ci diceva prima che qui c'era una discarica a cielo aperto, ma oggi finalmente hanno pulito. Hanno pulito stamattina, ma fra poco secondo me metteranno altro materiale, altra roba, vengono da tutte le parti. Qui non ci sono telecamere. No, dove hanno messo una telecamera, se non sbaglio. No, l'hanno tolta la telecamera, è stata tolta. Di solito che tipi di rifiuti ci sono? Divani, materassi, mobili di cucina, questa roba più o meno. Ingombranti, sì. Adesso l'amministrazione sta provvedendo un po' a pulire in tutte le zone della città. Ma dovrebbe mettere anche delle telecamere. Pulire non basta niente, più che pulire dovrebbe far capire ai cittadini il luogo dove vivono. Ricordiamo che questa è una zona che 50 anni fa era il centro antico di Torre del Greco, un cuore storico. Prima della ricostruzione di Torre del Greco, dalla zona alta di Torre, qui c'erano le famiglie aristocratiche di Torre, nobili di Torre, non nobili, diciamo lavoratori, famiglie lavoratori di Corallo. Ci sono ancora testimonianze dei loro proprietà, case che abitavano qui. Senta, ti dico soltanto una cosa, stanno più buoni la gente del terzo mondo che noi. Addirittura, lei da cittadino cosa chiede al sindaco? Io chiedo parecchie cose da cittadino. Tipo? Però non quella che sia, sì, che sia la città pulita e stiamo tranquilli. Queste scale lei le percorre di sera? Tutte le sere. Ed è sicuro? Ed è sicuro no, perché stiamo sempre nel buio. Non è illuminato? No. Stamattina sopralluogo di TV City qui nel cuore della città, nell'antico centro storico, via Gradoni e Cancelli, via che mena a Santa Croce, via Comizi, siamo ora giù alle scale della Ripa. In molti ci segnalano il degrado in queste zone. L'amministrazione che cosa sta facendo? Allora è proprio così, le segnalazioni sono continue, arrivano anche da cittadini, a me come consigliere, ma a tutti quanti noi, ai consiglieri, agli assessori, al sindaco. Diciamo che c'è una mobilitazione di tutti noi a riportare queste segnalazioni e diciamo si sta facendo il possibile per ovviamente soddisfare queste richieste che sono legittime e che vengono sia dal centro purtroppo sia dalle zone della periferia. Proviamo tutti insieme a dare una svolta, certamente ci vuole anche un cambio culturale perché la pulizia è continua, però anche la velocità con cui la città si ritrova nelle stesse condizioni è continua, bisogna fare tanto lavoro di sensibilizzazione, di educazione, ci dobbiamo un po' educare a vicenda tendendo a un bello che poi piano piano deve diventare ovviamente qualcosa che sta a cuore a tutti. C'è anche nelle intenzioni, nel programma dell'assessorato, quello di entrare in una fase di maggiore controllo, già si sta facendo, e anche di piccole premialità, piccoli incentivi che possono aiutare, diciamo, una mentalità nuova. In questa zona si respira anche la storia e l'identità di una città e di un popolo, quindi è una zona che andrebbe riscattata e valorizzata.
Assolutamente sì, questo potrebbe diventare, speriamo, che abbiamo tanti sogni, un magnifico borgo che veramente può diventare un attrattore turistico, ma non solo per chi viene da fuori, anche per noi, per rimanere a Torre, anche perché è meraviglioso, guardiamoci intorno.